Avevo pensato di scrivere un post sui giochi acquistati in Giappone, ma siccome non erano tanti, non erano nemmeno granché, poi ho pensato di fare questo filmatino così facciamo prima. È piuttosto strano che abbia comprato pochi giochi in Giappone, visto che nei viaggi precedenti me ne tornavo sempre con valigie stracariche di titoli e a rischio pesantissimo di dogana, ma è pur vero che come ho scritto da lì, il listone Giordano del retro gaming è andato esaurito da tempo e quindi ho preferito concentrare gli attacchi ninja da Akihabara della settimana scorsa nell'acquisto di pupazzetti ed altre minchiate assortite che vedete nei prossimi episodi del Twisted Theater. E a proposito di minchiate, se sentite rimbombare la mia voce è per questo motivo qui. Partiamo subito con il primo gioco. Sì, anche perché sto morendo di caldo sotto questa maschera. Lo vedete questo? Questo è Under Defeat HD, la versione Uber Limited della trasposizione in HD per PlayStation 3 e Xbox 360 di uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi, che lo spara tutto per Dreamcast per l'appuntamento chiamato Under Defeat. Under Defeat, quando è uscito nel 2006, venne pubblicizzato come l'ultimo gioco per Dreamcast. Poi in realtà per Dreamcast ne sono usciti altri di giochi e quindi non è stato l'ultimo gioco nemmeno per una cippa. Trattavasi comunque di uno sparatutto molto fico alla guida di un elicotterino, sullo stile di Zero Gunner 2, Twin Cobra e quegli altri spara-spara con l'elicottero. Questa edizione in HD è abbastanza decente, il problema è che alcune delle magagne nel motore grafico, soprattutto per gli sfondi, si vedono parecchio e non è bellissimo, però il gioco rimane un gioco della Madonna con una colonna sonora pazzesca. Questa Uber Limited contiene, oltre al gioco per PS3, che è questo qui, anche questa robina qui. Sembrerebbe trattarsi della versione Dreamcast del gioco, ma in realtà si tratta di Insanity, che è un DVD di Super Play, cioè con le sequenze di gioco giocate da gente col manico, e contiene anche il CD della colonna sonora del gioco. Conviene comprarlo? No, perché a novembre dovrebbe uscire anche per i mercati occidentali e perché questa Limited Edition costa un sacco di soldi, quindi non lo fate. Ci vediamo un filmato del gioco. Il secondo gioco invece è Gladiator vs., sempre per PS3. Ora, Gladiator vs. è l'ultimo titolo di una serie di giochi della Acquire andata clamorosamente incalando, partita su PS2 nel 2005 con un titolo comunque decente e terminata con questa merda qui. Il primo gioco della serie, infatti, era un gioco chiamato in Giappone Colosseum Road to Freedom e nei mercati occidentali Gladiator Road to Freedom, in cui si sceglieva una razza di uno schiavo che veniva catturato dai romani e doveva allenarsi in un ludus per gladiatori e poi affrontare vari incontri nell'arena contro altri gladiatori, contro le tigri, contro i tori. Bisognava scegliere l'armamento, far crescere le sue caratteristiche con la componente RPG del gioco e la cosa molto figa è che tutte le armi erano realistiche e nella scelta dell'equipaggiamento dovevi tenere presente che tutto ciò che perdevi nell'arena, perché ti fracassavano una parte della corazza oppure ti volava via l'elmo, rischiavi di perderlo definitivamente e quindi dovevi farti due calcoli su cosa indossare e cosa portarti nell'arena. Nonostante un sistema di combattimento parecchio fallato, il gioco era divertente e ci ho dedicato molto tempo. Dovrebbe esserci anche, se non ricordo male, un post dedicato all'argomento qui sull'antro da qualche parte. Anni dopo si tornò a parlare della serie di Gladiatori dell'Acquire e si tornò a parlarne soprattutto perché al TGS del 2009 Acquire pubblicizzò il secondo gioco della serie per PSP con una tizia con le tette di fuori, coperte a malapena da questa armatura da gladiatrice.
Il gioco si chiamava Gladiator Begins, è uscito nel 2010 e puntava molto più sull'azione rispetto alla componente ruolistica del primo gioco e non mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto molto, sarebbe un eufemismo invece per quest'ultimo titolo che punta totalmente sull'azione, scontri 3 contro 3 oppure 3 contro tanti, come il titolo lascia intuire, ha una componente online molto forte che io non ho provato. E la cosa particolare è che ha preso il realismo dei titoli precedenti e l'ha mandato a fanculo perché qui puoi scegliere dall'inizio se utilizzare un gladiatore elfo oppure un gladiatore troll. Niente filmato perché fa cagare. Andiamo avanti. Questo è Kingsfield 2. Questo è Kingsfield 2. Per tutti coloro che hanno amato Demon's Souls e Dark Souls e hanno fatto cosa buona e giusta perché sono due dei migliori giochi dell'ultima generazione, questo è uno dei titoli delle origini perché From Software molti anni fa realizzò per PS1, questi giochi che avevano una visuale insoggettiva. Più o meno era la stessa cosa, cioè un gioco difficilissimo nel quale bisogna affrontare un bestiario fantasy e un mondo molto dark e complesso, ma con una grafica insoggettiva. Questo invece è uno dei giochi più brutti che sono mai stati dedicati a Godzilla, il che è tutto dire perché il mondo dei videogiochi è pieno di giochi di merda dedicati a Godzilla. Si tratta di un RTS per Saturn. Quale mente bacata possa aver mai pensato di creare un RTS su Godzilla e i suoi amichetti mostri? Non si sa. Perché l'ho comprato? Perché costava 100 yen, cioè un euro. Prezzo più o meno analogo anche per Biohazard Zero, il capitolo 0 nella versione GameCube, e per questi due giochi per PS2 qui. Il primo è Death by Degrees, che è lo spin-off della saga di Tekken dedicato a Nina, è un gioco di mazzate in terza persona, non è assolutamente granché, e per questo. Questo è Ultimate Marvel vs. Capcom 3 per Vita, e il mercato Vita è talmente messo male in Giappone, ma talmente messo in male, che mi hanno dovuto offrire dei soldi per prenderlo. Tieni, sono 1000 yen, portati via questo gioco per piacere che non ne possiamo più. Questo qui invece è Super Robot Tyson Scramble Commander, uno dei 14 giochi della serie Super Robot Wars usciti per PS2. Si differenzia dagli altri perché è il primo gioco in 3D della saga. Ho pagato anche questo la bellezza di 100 yen, 105 yen, cioè 1 euro e 5 centesimi, grosso modo. Come sia non lo so, perché come vedete dall'ambientazione bucolica alle mie spalle siamo ancora qui in campagna, la PS2 giapponese ce l'ho giù a Cosenza. E niente, il filmato di introduzione del gioco con tutti i robottoni vintaggi comunque è bellissimo e perciò ce lo guardiamo. We'll be right back.
concludiamo con un gioco da genuino momento emozione, da vere lacrime napolitante. Quella su cui ho appoggiato il mento non è una videocassetta sui raccoglitori di prosciutto di Parma, come pur potrebbe far pensare il titolo, ma la cartuccia per Mega Drive di Crude Buster, picchia picchia del 1990, uscito anche in Occidente con il titolo di Two Crude Dudes, qualunque cosa voglia dire. Era questo gioco in cui i due punk se ne andavano in giro a menare la gente, come era d'uso all'epoca dei picchiaduro a scorrimento prima che arrivasse Street Fighter 2 a ucciderli tutti. La particolarità di questo gioco, che ha tenuto compagnia al sottoscritto nei lunghi pomeriggi della quarta ginnasio quando il coin up di Golden Axe era occupato, era il fatto che oltre a presentare un tasto per picchiare la gente e un tasto di salto per picchiare la gente saltando, c'aveva anche questo terzo tasto per raccogliere gli oggetti dello scenario. Potevi sollevare dei pali, potevi sollevare delle rocce, delle macchine, dei cartelloni e anche gli stessi avversari per lanciarli all'indirizzo di altri avversari, boss compresi, che erano dei tizi allucinanti tipo il gatto dei Kiss sui pattini a rotelle armato di pitoni, un uomo armadillo e tutta una serie di mostrilli gobbi juventini che venivano a romperti i coglioni. Quando mi chiedono cos'è che mi manchi di più del Giappone ogni volta che torno a casa, rispondo al miso ramen, perché è una delle cose che mi piacciono di più al mondo. Fortunatamente questa volta mi sono attrezzato.